Ciao a tutti, sono Pietro di Accordo e voglio parlarvi del kill switch alla rovescia. Si tratta di una piccola modifica per la chitarra che non so nemmeno se effettivamente esista, perché in realtà sfrutta un difetto della chitarra elettrica. Avrete notato che quando togliete le mani dalle corde succede questo. Quello che succede è che col vostro corpo, mentre toccate le corde, state chiudendo un circuito, state facendo da massa per il circuito della chitarra elettrica, e togliendo le mani si apre questo circuito causando quel rumore di massa, viene detto. Ora, se come me avete un ponte in due parti e avete sostituito le sellette con delle Graftec, avrete notato che questo rumore non va via per un semplice motivo. Quando tocchiamo le corde toccano sì le sellette, ma queste non sono conduttive come quelle in metallo, quindi le corde toccano solo il ponte che è separato dall'elettronica della chitarra. E quindi il circuito rimane aperto. Per risolvere questo problema bisognerebbe collegare un cavetto elettrico dalle corde al ponte o dallo stop tail Bixby, che comunque è collegato alle corde, al ponte o a qualsiasi altra parte meccanica in comunicazione con l'elettronica interna. Adesso, io ho sempre avuto un debole per il lo-fi e da quando ho provato il Farmer's Mill, non so se ricordate questo pedale, mi è venuta un po' una fantasia di avere qualcosa che mi permettesse di creare rumore con la chitarra. Allora ho pensato di dotare la chitarra di un sistema che collegasse di nuovo questa massa, ma mi permettesse di staccarla quando voglio. Normalmente un circuito del genere si farebbe con un pulsante normalmente chiuso, così viene detto, ovvero quello lì che quando lo premi ti stacca il circuito, ti apre il circuito, vale a dire che ti ricrea quel rumore di massa. Adesso io non avevo voglia di modificare la chitarra, non avevo quel pulsante, non ho modo di fresare il body, quindi mi sono inventato un sistemino che potreste imitare, ma dipende dallo strumento che avete, per ricreare quella cosa, e ho usato nient'altro che una spilla da balia. Ne ho incastrato la punta sotto il Bixby e ho messo l'altra estremità allargandola a contatto col potenziometro. Questo scarica massa e mi basta spingerla via un pochettino di qualche millimetro per ricreare quel rumore. E l'effetto è questo. Può piacere, può non piacere, a me diverte. Se volete provare, il principio è semplicemente quello, potrete trovare sull'articolo su Accordo degli approfondimenti, delle fotografie dettagliate, e questo è quello che succede. Chiaramente il rumore va via ogni volta che lo faremo tornare in posizione di riposo. Buon divertimento!